Ragazzi, sono la nuova Casey. La vecchia Casey non c'è più. Gli allievi l'hanno rimpiazzata con me. No, a parte gli scherzi, sono sempre io, la vecchia e solita Casey. Ho soltanto cambiato my hair. Yes! Allora, sì, lo so, voi siete rimaste allo scorso video dove mi ero decolorata i capelli insieme a voi. Ma è successo che, ovviamente, ve l'avevo detto che non era finita lì. Ho rifatto un'altra decolorazione e adesso questo è il risultato. Comunque ragazzi, oggi appunto, come avrete letto dal titolo, siamo qua per fare una challenge su TikTok. Allora, prima che me lo dica qualcuno, sì, ho già fatto dei video su TikTok dicendo dobbiamo fermare TikTok, ma non è che intendevo proprio dobbiamo fermare TikTok, dobbiamo fermare la gente che fa cose stupide su TikTok. Pensavo fosse una cosa palese, invece la gente non l'ha capita come al solito. Detto questo, vorrei appunto provare questa nuova challenge che sta spopolando in YouTube America, in cui cerchi di arrivare da 0 a 1 milione. Io ho già un account TikTok in cui facevo i video tipo 2 anni fa, 3 anni fa, non me lo ricordo. Stanno ancora là, quindi io utilizzerò quel profilo perché sinceramente non mi va di creare uno nuovo. Allora, questo è il mio profilo su TikTok, Lady Cass con 2 Y, perché avevano già preso il mio nome. Attualmente ho 27,1k follower e 143,3k mi piace. E alla fine faremo il conto di quanto realmente sono riuscita a rendere più popolare il mio profilo. In cosa consiste questa challenge? Cercheremo di fare del nostro meglio, cioè il più che posso, per far sì che diventi quanto più popolare possibile su TikTok in 24 ore. Oggi sarà una giornata in cui girerò tutti i video per TikTok, quindi in realtà sarà domani che inizierò a mettere i video. I video in totale saranno 5, quindi quello che andrò a fare è: intanto ci devono essere dei video comici, dei video in cui ballo, dei video originali creati da me e anche dei video appunto prendendo quello che va in tendenza adesso. Io in realtà ho 2 video molto originali che mi sono inventata di capoccia mia, quindi vedremo come andrà anche quello, e ovviamente il resto lo guarderemo dalle tendenze. Useremo anche gli hashtag, andremo alla ricerca degli hashtag migliori da utilizzare su TikTok. Quindi ragazzi, questa challenge andrà molto male. Ma ovviamente per fare questa challenge dobbiamo rispettare certe regole. Queste regole lo capite guardando i profili delle altre TikTok. Intanto devi essere una bella ragazza truccata. Andassi struccata adesso non mi caglierebbe probabilmente nessuno. Quindi mi sono truccata. Bella luce, bel background, anche vestita bene. Devi saper ballare. Stavo per fare così. Io non so ballare, io non ho ritmo nel corpo. E se mi seguite su Instagram, ho pubblicato dei video in cui ballo ed ero tremenda. E non mi vergogno semplicemente perché ragazzi, alla fine non so ballare, punto e basta. Cioè non è che ok. Ovviamente servono anche le idee originali, infatti sono quelle su cui io punto molto di più in realtà, perché sono non lo so, vedremo. Entro 24 ore sarò una fottuta star di musical. Sai cos'è l'ironia? Bene ragazzi, adesso devo pensare a tutte le cose che devo fare. Quale TikTok devo fare? Quale TikTok devo fare per diventare popolare? È difficile perché stanno le ragazzine, gli uomini di 50 anni, i ragazzini stupidi che pensano di essere belli, poi c'è Denis Dosio. Cavolo, davvero voglio fare questa cosa? Ci voglio entrare per davvero? Sì, penso proprio di sì. E qui non lo so, penso che sto cercando un po' di ispirazione. Trovata, ragazzi, l'ho trovato. Cazzo, sì, madonna, l'ho trovato. Non siete pronti?
Ragazzi, ho avuto l'illuminazione divina. Adesso vi porterò con me mentre faccio i miei TikTok. Non so per quanto tempo riuscirò a riprendere, eccetera, eccetera, perché già fare i TikTok è difficile, poi riprendere tutte e due le cose è ancora un casino. Quindi, ragazzi, ci vediamo tra un attimo. Ragazzi, eccomi qua con il mio aiutante. Ma mi raccomando, se riesci, cerca di vloggare. Iniziamo. Lo dobbiamo fare fuori, quindi sto male, mi sento male. E poi io vado, ok? E iniziamo. Vabbè, vai prima, voglio vedere come vieni, aspetta. Così? Amore, 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 amore. C'è qualcuno lì dietro. Aspetta, fai andare via questa macchina. Tieni. Vado, tutte queste macchine in moto devono sempre passare. Così. Fai vedere le mie nocche. Si vedono? Abbastanza. Abbastanza? Mm-hmm. Quanto cavolo sono rosse. Ma che cavolo? Si può tagliare se video, però. Non mi ricordo più come si usa. Adesso dobbiamo fare l'altro pezzo. Allora, intanto avete capito cosa ha riferito l'altro video, no? Invece adesso dobbiamo fare casa del babà. Aspetta, no! Mi sono resa conto che io non ho ancora detto a cosa riguarda questo TikTok. Video praticamente dedicato a quelli malati di serie TV. Quindi farò dei vari pezzettini che riguardano appunto le serie TV in generale. Ragazzi, stiamo girando la parte di Game of Thrones in cui ho qua i miei due draghi, i miei due bellissimi draghi, e parlerò in Dothraki. Chi sarà Drogon e chi sarà Rhaegal? Chi era quello pazzo? Quindi Drogon e Rhaegal, ok. Rhaegal! Rhaegal! Vedi, ha già capito di essere Rhaegal! Drogon, qui! No, nessuno vuole vedere il tuo buco del culo! Basta! Alzati, no, non ci sarò io, non ci sarò io. Morto! Alzati. The moon of my life. In Dothraki! Drogon, Rhaegal, Shir Mashirak. Ragazzi, allora ho finito il TikTok sulle serie TV, diciamo. Adesso devo montare il tutto, unire tutti i pezzi insieme, perché non li ho fatti su TikTok, siccome era veramente un casino, non mi ricordo più come si utilizza. Quindi ho deciso di fare i vari pezzi divisi e poi montarli successivamente, poi caricarlo direttamente su TikTok. Non so se riuscite a vedere, ma sto sudando tantissimo, fa un caldo che si muore. E ragazzi, ho i leggings. Per il prossimo TikTok mi sono messa i fottuti leggings. Allora, il prossimo TikTok, ragazze, come ballano su TikTok versus come ballano nella vita reale. Proveremo, vi dico proveremo, perché io non sono brava a ballare, a muovere il bacino, i fianchi. E sicuramente verrà una merda, ma voi fate finta che sia bello. Benissimo, iniziamo. Sì. No, non può andare, decisamente. Qua siete direttamente fuori dalla finestra.
Ragazzi, non mi sono ripresa molto quando ho fatto la parte della TikToker sexy, ma adesso mi dovete assolutamente vedere mentre faccio questa, perché questa sono io. Cazzo, ragazzi! Ragazzi, sono disperata, non ho più idee. Adesso sono andata su TikTok per vedere cos'altro fanno gli altri, così lo potevo replicare. E non potete capire il trash, ma ragazzi, c'è sto video qua. Ragazzo che picchia la ragazza, no? Cioè, la tratta male. Poi viene quest'altro che cerca di prenderla, poi lui se la riprende. Sotto ha scritto: le cose più preziose vanno tenute strette. Ragazzi, ho appena finito di fare TikTok, adesso voglio semplicemente morire. Non è facile per niente fare TikTok, e ogni volta che io faccio TikTok esce il lato trash di me. Quindi, ragazzi, vi prendete questi TikTok trashosi così e basta. Comunque, per stasera non mi faccio più sentire, mi sentirete domani, perché appunto inizieremo a pubblicare i nostri TikTok e vedremo che cosa succederà. Tomorrow. Ho pubblicato ufficialmente tutti i video. Aspetterò fino a stasera per vedere i like totali, quanti follower abbiamo guadagnato oppure anche perso, non si sa mai. E per vedere tutti i commenti e le reazioni delle persone. 6.5 hours later. Ciao ragazzi, sono ufficialmente 1:12, non so se riuscite a vedere, ma voglio far uscire questo video il più presto possibile, quindi sto girando il video adesso perché sono appena tornata a casa. Quindi ragazzi, adesso andremo finalmente a vedere i video insieme. Come abbiamo detto, regola principale: non potevamo promuovere i video da nessuna parte, quindi tutto quello che sono riuscita a fare è sfruttare la qualità, l'immagine e il trend, creare delle cose originali e soprattutto gli hashtag. Secondo me gli hashtag aiutano tantissimo, quindi adesso andremo a vederli uno a uno. Cosa? Ragazzi, un video è diventato fucking virale. Oh mio Dio. Cioè, vi giuro, sono un fottuto genio. Tutte le cose che io avevo pensato che avrebbero funzionato hanno funzionato tutte. Prima cosa, vediamo i follower. Inizialmente erano sui 27.000 e adesso abbiamo 36.000,3k follower. Più o meno in una giornata sola ho fatto 9.000 seguaci, 9.000 follower. Allora, iniziamo col primo video che ho caricato, questo qua. Ha ricevuto 1922 mi piace e adesso andiamo a vedere i commenti. Questa è la parte che più mi fa paura. Ok, gente che sta dicendo che mi pensava più grassa, ok? Ma non sei già fidanzata? Ma non sei sposata? Cioè, ragazzi, ma che domande sono queste? Che cosa vuol dire? Cioè, non mi può piacere Chris Evans? Stiamo fucking scherzando? Non so se hai capito, lui è mio. No, tesoro, mi dispiace, l'ho scelto io per prima, ok? Nessuno me lo prende. Questo primo TikTok non ha avuto tutti i commenti, quindi sono contenta. Il secondo TikTok, quello che in realtà mi è piaciuto di più, girare, editare tutto, ha fatto 43.000,2 visualizzazioni e 10.000 e passa di cuori. Sei nei per te, yes! Ragazzi, siamo diventati virali. Mi fai morire. No, io sciocco basita. Questa è la vita da serie TV dipendenti. Brava ragazza, mi hai capita in pieno. E fu così che finì nei preferiti. Perché sono fucking geniale. Comunque ragazzi, mi sento troppo fiera di me. Cioè, non andate.
Poi Dracarys, bruci il computer e la tua vita è finita. Vediamo il video più virale di tutti, quello di Pippo Franco. Ma come si fa, ragazzi? Io già mi immagino tutte le persone che avranno visto me con la faccia lì, no? Sarà una figa assurda! E poi ci cliccano e esce Pippo Franco. Allora, ha ricevuto 28.000 cuori e 169.009 visualizzazioni. Tra l'altro, da notare la mia descrizione, sono bella o bruttissima? Adoro. Fotonica! Ok, stupenda, molto bella, grazie mille, grazie, magnifica, bellissima, ormai sei meravigliosa, bellissima, divina, bellissima, sono innamorata, bellissima. Guarda, bella come un angelo caduto dal cielo. È così che vi voglio, è così che vi voglio. Ma non è la tua vera faccia, grazie. Secondo te, vediamo quella con me, Davide. Ho costretto anche Davide a fare i TikTok con me. Allora, questo ha fatto 19.006 e l'ho chiamato nella tua testa quando vedi Crush. La mano, Massimo, io te la taglio. Fra, vacci piano. Ma non ce la faccio. Gli mancano solo... Sembra il professore della casa di carta, amò. Cioè, Massimo, non mi desideri per niente. Adoro. Vabbè, comunque tutti ti hanno scritto che sembri il professore della casa di carta, eh? Ma una volta non ti piaceva TikTok? L'ultimo, che è quello che mi piace di meno in assoluto, ragazzi. Ragazzi, è ovvio che avrei sbagliato qualcosa. Eccomi qua, è risultato difficile a causa dell'editing. Non so come si fa su TikTok a mettere due canzoni insieme. Infatti a me serviva la canzone Signorita e la canzone Seven Things di Miley. E siccome non riuscivo a farlo già su TikTok questa cosa, non so nemmeno se si possa fare, ho deciso di importare le clip, diciamo, e di modificarle in seguito sul mio programma di editing. Ma è successo semplicemente che il labiale proprio non c'entra assolutamente niente. Quindi adesso sono qua e non so cosa fare. 13.009k, ha fatto 2.000 qualcosa di cuori. Qua sinceramente penso che qualche insulto me l'avranno fatto. Scusi, potrei riavere i miei polmoni? Pensavo che non te lo saresti mai scaricato TikTok, visto che lo odi. Ma non odiavi TikTok? Ok, ragazzi, detto questo, questi erano tutti i miei video che ho caricato su TikTok, come sono andati tutti i risultati. Sicuramente domani cresceranno ancora di più le visualizzazioni. E detto questo, ragazzi, tra l'altro, se ascoltate i miei consigli, taggatemi, mandatemi i vostri TikTok, taggatemi sui vostri TikTok, ragazzi, taggatemi, li voglio vedere tutti. Detto questo, ci vediamo, ciao, addio.